Buongiorno, oggi vi presentiamo la nostra nuova serie delle forme per la costruzione dei violini. È una serie che abbiamo fatto in collaborazione con la rivista di Strad, la quale ci ha gentilmente fornito i file originali dei rilievi, da cui abbiamo ricavato tutti i modelli. Il kit contiene le seguenti cose. Una breve presentazione di come abbiamo proceduto, quindi come abbiamo fatto i rilievi, cosa abbiamo mantenuto. Una cosa a cui ci teniamo è il fatto che abbiamo mantenuto le asimmetrie e i consumi. Ovviamente gli strumenti antichi sono deformati, ma fin dall'origine le forme non sono mai state simmetriche. Abbiamo preferito mantenere la simmetria e anche i consumi per poter restituire il meglio possibile lo spirito, l'anima e l'estetica dello strumento antico. Quindi tenetene conto durante la costruzione, perché ovviamente se vi trovate delle asimmetrie sono volute proprio perché rispecchiano i rilievi originali dello strumento. Poi c'è un foglio, eventualmente non su tutti gli strumenti, ma su alcuni strumenti abbiamo avuto la necessità, con delle avvertenze. Nel senso che, ad esempio, su questa testa del Brusilov di Guarnieri del Gesù, il rilievo e le misure della testa non restituiscono esattamente il contorno esterno, quindi vi indichiamo cosa il contorno della testa contiene e non contiene, e vi indichiamo per la costruzione come comportarvi per poter rifare il più simile possibile all'originale la testa. Contiene inoltre il poster originale di De Strad. Okay. Abbiamo il modello della F. La forma dello strumento, ricavata in diversi modi, generalmente dalla linea mediana delle fasce, o addirittura dal contorno esterno di uno dei due piani e poi riportati le misure delle distanze dei bordi delle fasce, quindi ovviamente è asimmetrica. Poi abbiamo i fogli con tutte le parti, tutte le linee per la costruzione dello strumento, quindi abbiamo tutte le quinte tratte dai disegni originali, quindi dai rilievi originali che sono stati fatti, il contorno esterno, il contorno delle fasce, le altre bombature, la testa e la sesta. Ok? Come vedete, le forme dei contorni, sia delle fasce che del contorno esterno, hanno questi fori. Questi fori sono in corrispondenza dei fori sulla forma, in modo che con questi perni forniti in dotazione, che vengono inseriti qui, voi possiate inserire il modello esterno per segnare i contorni di tavolo e fondo e la linea delle fasce per segnare la linea degli zocchetti. Un'altra particolarità: abbiamo usato questo materiale, che è un materiale molto duro e molto stabile, e per agevolare la visione abbiamo scelto il colore bianco, in modo che le scritte di cosa sono molto più evidenti, e in fase di lavorazione serve per essere anche più veloci e precisi. E in più, sulle quinte e sulle seste abbiamo tolto il materiale bianco, in modo che la visione in trasluce della linea della bombatura sia più chiara e più evidente. Noi siamo sicuri che sarete contenti di questi kit
fatti dai rilievi originali degli strumenti, perché è l'unico modo per poter restituire l'estetica e la piacevolezza degli strumenti antichi, che a cui buona parte di questo è dovuta anche infatti alla simmetria. Noi abbiamo cercato di fare il massimo, sicuramente qualche particolare, qualche cosa ci è sfuggita. Vi chiediamo cortesemente durante la costruzione, se notate qualcosa che abbiamo interpretato male, così di segnalarcelo, in modo che miglioriamo sempre di più. Per adesso la serie è formata da quattro forme: c'è due di Stradivari e due di Guarneri, c'è il Vuitton, del Guarneri c'è il Vuitton e il Brusilov, e di Stradivari c'è l'Huberman e il Messia. Prossimamente usciremo con altri modelli. Grazie mille per la visione.